Christian D. Larson, Le forze del subconscio. Il subconscio non va contro la legge naturale, ma ha il potere di utilizzare al meglio queste leggi. Saprà riprodurre nella mente e nel corpo ogni condizione che è ben impressionata e molto sentita dalla mente cosciente. Porterà avanti condizioni indesiderabili se è indotta verso questa strada, ma porterà avanti la salute, la forza, la gioventù e la potenza quando le sarà consentito. Se continui a desiderare un fisico forte e ti aspetti che il subconscio lo faccia per te, ti accorgerai che questo gradualmente si avvererà. Crescerai costantemente in forza e potenza. Se continui a desiderare una maggiore capacità in qualcosa e aspetti che il subconscio si adoperi lungo quella linea, la capacità aumenterà come previsto, ma è assolutamente necessario da parte tua essere persistente e perseverante. Essere entusiasta per qualche giorno non è sufficiente. È quando applichiamo queste leggi con insistenza per settimane, mesi e anni che abbiamo non solo i risultati sperati, ma addirittura inimmaginabili. Nel subconscio ogni cosa ha la tendenza a crescere. Ogni volta che un'impressione vi trova posto, ha la tendenza a diventare più grande e quindi il bene migliora così come il male peggiora. Tuttavia, abbiamo il potere di escludere il male dal subconscio e aiutare il bene a entrare in quel campo immenso. Ogni volta che dici che sei stanco e permetti a quella sensazione di sprofondare nel subconscio, subito ti senti più stanco. Ogni volta che ti senti male e permetti a questa sensazione di entrare nel subconscio, ti senti sempre peggio. Lo stesso vale se sei debole, triste, deluso e depresso. Se lasci che quei sentimenti affondino nel tuo subconscio, potranno solo peggiorare. D'altra parte, quando ci sentiamo felici, forti, persistenti e determinati, ci sentiamo sempre più grandi. È quindi molto importante rifiutarci di cedere a qualsiasi sensazione indesiderabile. Ogni volta che cediamo a un sentimento, questo diventa subconscio. E se il sentimento è cattivo, diventa sempre peggio, ma fin tanto che allontaniamo i sentimenti indesiderabili, li teniamo a bada, fino a quando la natura si riequilibra da sé e li mette fuori gioco del tutto. Non dobbiamo mai cedere alla malattia, anche se questo non significa strafare se non ne abbiamo le forze. Quando lo riteniamo necessario, dobbiamo concederci un completo riposo, ma non dobbiamo mai cedere alla sensazione di malessere. Il riposo aiuterà il corpo a recuperare e quando ciò accade, la malattia minacciosa scomparirà. Se ti senti stanco o depresso, non stare a pensarci su, ma orienta l'attenzione verso qualcosa di estremamente interessante. Qualcosa che possa dare alla tua mente una sensazione di piacere, di desiderabilità. Sforzati di sentire nel modo che preferisci, facendo sì che solo i sentimenti genuini possano entrare nel tuo subconscio. Questi sentimenti potranno vivere e crescere, e dopo un po' l'energia rigeneratrice sarà diventata così forte da spezzare qualsiasi sentimento negativo. A questo proposito possiamo citare qualcosa di assolutamente importante. È stato detto che nessuno muore fino a che non si è arreso, cioè fin quando non cede a quelle convinzioni avverse che lavorano per produrre la morte fisica. Fino a quando lui o lei si rifiuta di cedere a quelle condizioni, continuerà a vivere. Ci si chiede spesso per quanto tempo una persona può rifiutarsi di cedere, anche nelle circostanze più avverse. Una cosa è certa: si potrebbero evitare migliaia di morti ogni anno se i pazienti rifiutassero di gettare la spugna. In molti casi, le forze della vita e della morte sono quasi equamente bilanciati. La vittoria dipende dall'atteggiamento mentale del paziente. Se lui o lei credono alle forze della vita, queste forze hanno più probabilità di vincere. Ma se consentono alla mente di convivere con la morte, le forze della morte sono più certe di vincere. Finché si continua a persistere nella vita, rifiutando assolutamente di andare verso la morte, si sta spingendo il pieno potere della mente
il pensiero e la volontà dalla parte della vita. Questi aumentano il potere di vita e possono aumentare il potere sufficiente per vincere la morte. Anche in questo caso ci si chiede quante volte una persona può vincere la morte, ma resta il fatto che questo metodo, nella maggior parte dei casi, può salvare molte vite. Finché nella vita si continua a combattere, rifiutandosi di dare credito alla morte, si gode del pieno potere della mente, del pensiero e della volontà. Questi aumentano il potere della vita e possono aumentare il potere sufficiente per vincere la morte. È un metodo, quindi, che merita il massimo dell'attenzione. A nessuna persona dovrebbe essere consentito di morire fino a quando tutti i metodi disponibili per il prolungamento della vita siano stati sperimentati. E questo metodo compirà molto più di quanto la maggior parte di noi può aspettarsi. E il suo segreto sta nel fatto che ogni volta che compiamo una certa azione diventiamo più forti a causa della tendenza del subconscio di ingrandire, aumentare e accrescere tutto ciò che riceve. Cedi alle forze della morte e la mente subconscia aumenterà i poteri di quella forza. Cedi alle forze della vita e la mente subconscia aumenterà la potenza della tua vita e continuerai a vivere. Per quanto riguarda le possibilità generali del subconscio, dobbiamo ricordare che ogni facoltà ha un lato subconscio e che diventa più grande e più competente non appena si sviluppa il lato corrispondente. Questo è vero, ed è evidente che la capacità e il genio potrebbero essere sviluppate in ogni mente, anche in misura notevole. In modo simile, anche ogni cellula del corpo ha un lato subconscio, e quindi, se il lato subconscio della personalità è stato sviluppato, siamo in grado di realizzare il miglioramento possibile in quel campo. C'è un lato subconscio in tutte le facoltà della natura umana, e se viene sviluppato, si comprende come l'uomo possa diventare perfetto anche ben oltre la nostra immaginazione. Non è bene però focalizzare la parte principale della nostra attenzione su ciò che potrebbe succedere in futuro. Dobbiamo semmai pensare a ciò che è possibile fare ora, cercare il miglioramento in qualsiasi direzione, che può essere la salute, la felicità e il carattere. Per dirigere il subconscio lungo qualsiasi linea, è sufficiente desiderare ciò che si vuole e concentrarsi su quei desideri così profondamente e così persistentemente affinché diventino forze positive subconsce. Quando senti che vuoi una certa cosa, cedi a quella sensazione, se è positiva. Cedi alle tue ambizioni, nello stesso modo. E così per ogni desiderio che vuoi realizzare. Lascia che il tuo pensiero aumenti ed entri nel tuo sistema. Perché qualunque cosa entri nel tuo sistema, il subconscio procederà a svilupparla, elaborarla ed esprimerla. Nell'usare il subconscio dovremmo ricordare che non stiamo usando qualcosa che è separato dalla vita normale. La differenza tra l'individuo che fa uso scientifico del subconscio e colui che non lo fa è semplicemente questa. Il secondo impiega solo una piccola parte della sua mente, mentre il primo la impiega tutta. E questo spiega perché coloro che impiegano il subconscio intelligentemente hanno una maggiore resistenza. Di conseguenza, a volte sono in grado di fare il lavoro di due o tre persone, e lo fanno anche in modo fantastico. Addestrare il subconscio all'azione pratica è quindi una gestione di buon senso. Consiste nel rifiutare di coltivare solo un piccolo angolo del tuo campo mentale, visto che lo puoi usare integralmente.